Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video qui sul nostro canale YouTube. Oggi argomento scottante, comparativa off-road tra la Tenere 700 e l'Aprilia Touareg. Come abbiamo visto nel video precedente della prova in off-road della Touareg 660, oggi siamo di nuovo qui a Guardiagrele in provincia di Chieti, sempre ospiti della concessionaria Torrieri, per fare una comparativa che ci avete chiesto in tanti. Abbiamo qui la Tenere 700 che sta governando quello che è il mercato delle medie cilindrate per quanto riguarda l'off-road. È una moto che già si conosce, una moto che da un anno e mezzo a questa parte ha avuto un successo pazzesco, soprattutto per un discorso legato al mondo del fuoristrada. E qui c'è la nuova Touareg 660, è l'Aprilia che è tornata in forza per recuperare un po' di terreno su quella che è la cilindrata media della gamma off-road. E la cosa molto interessante delle due moto è che sono due moto, lo diciamo sin da subito, semplici. Quindi due moto che sono adatte sia al cliente esperto, cliente che vuole fare un off-road o comunque che ha bisogno di una moto un po' più performante, ma sono moto molto semplici anche per il cliente che si approccia al mondo delle medie cilindrate per fare off-road, ma anche per non fare off-road. Andiamo a vedere quelle che sono le caratteristiche di primo equipaggiamento, quindi qui abbiamo due moto base, chiamiamole così, e vediamo insieme le differenze di componentistica che poi determineranno anche il prezzo finale della moto. Entrambe le moto montano le Pirelli STR come primo equipaggiamento di pneumatici, la Tenere 700 ha le camere d'aria, mentre la Touareg 660 è equipaggiata con dei cerchi tubeless. Disco, doppio disco anteriore per entrambi, da 282 mm quello della Tenere 700, sempre Brembo con doppio pistoncino Brembo anche per la Touareg, ma con dei dischi da 300 mm. Faro full LED per entrambe le moto, la Touareg 660 si differenzia grazie al sistema DRL, sistema automatico che viene acceso automaticamente dall'elettronica della moto, ma dell'elettronica ne parleremo più tardi. Cupolino leggermente più alto e largo quello della Touareg 660 per offrire una copertura aerodinamica maggiore. Cupolino quasi da cariano, quello del Tenere 700, che è un po' più stretto e si sviluppa in altezza. Prima di parlare della strumentazione dell'elettronica delle due moto, dove c'è una grande differenza appunto tra le concorrenti, vediamo il motore. Sviluppa 80 cavalli e 70 Nm per la Touareg 660, mentre motore da 689 centimetri cubici Euro 5 con un sviluppo di cavalli di 73,5, quindi 54 kW e una coppia massima di 68 Nm. Forcelle Kayaba 43 per entrambe le moto, la differenza sta nell'escursione, 210 mm quella della Tenere 700, 240 mm l'escursione anteriore della Touareg 660. Mono posteriore per la Touareg 660 con un'escursione da 240 mm marchiato Kayaba. Sempre Kayaba produce anche il mono posteriore della Tenere 700 con un'escursione da 200 mm. Strumentazione semplice ed essenziale quella della Yamaha Tenere 700, con tasto dedicato per l'esclusione dell'ABS, che può essere escluso soltanto a moto ferma. L'Aprilia Touareg 660 ha un'elettronica all'avanguardia con un numero di personalizzazioni davvero importanti. Dal display è possibile gestire le quattro riding mode, che sono la individual, la urban, l'explore e la off-road. Tra l'altro ha quattro livelli di traction control, che è escludibile, tre livelli di freno motore, tre modalità di risposta del gas e l'ABS, che può essere disinserito solo dietro oppure completamente. Infatti i blocchetti che gestiscono la Touareg 660 sono dei blocchetti decisamente più
articolati rispetto alla Teneré 700. Il peso delle due moto, un dato fondamentale, è molto simile, circa 204 kg per entrambe in ordine di marcia, quindi significa con tutti i liquidi all'interno della moto, compreso la benzina. Considerate che la Touareg 660 ha un serbatoio da 18 litri, mentre la Teneré 700 ha un serbatoio da 16 litri. Altezza da terra per entrambe le moto da 240 mm circa, quindi sono ben 24 cm, non è poco per fare off-road e non è poco neanche per affrontare qualche situazione più complicata. Una domanda che ci avete fatto in tanti durante la prova della Touareg 660 è: quanto bisogna essere alti per essere comodi su la moto? Il Teneré 700 è leggermente più alto, ha un'altezza della sella di 87,5 cm. Vi faccio vedere infatti che io, che sono alto 1,87-1,88, tocco con le punte. Sono comodo, non riesco a toccare bene la pianta, ovviamente ho delle sneakers, quindi non ho gli stivali, però comunque bisogna avere una buona altezza e una gamba abbastanza lunga. Invece la Touareg 660 ha una seduta un po' più comoda, un po' più vantaggiosa per chi non ha tanti centimetri. Infatti l'altezza della sella è di 85 cm da terra e, come potete vedere, tocco bene la pianta del piede, addirittura riesco a toccare anche il tallone. Sicuramente, se non avete una statura importante, la Touareg 660 può essere un'alternativa davvero molto valida. Bene, ora non ci resta che provarle in off-road, portarle sul terreno che più ci piace sia a noi ma anche a loro, e vediamo come si comportano. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa comparativa. Mi sono divertito con entrambe le moto, sono due moto facili e divertenti. Iniziamo a vedere qualche pro e qualche contro di entrambe. Partiamo dalla Teneré 700 perché è la più anziana sul mercato e partiamo dai contro. Il contro della Teneré 700 è un primo equipaggiamento a livello di sospensioni decisamente non adatto ad un uso in off-road un po' più spinto. Quindi ciclisticamente è una moto ben fatta, ma le sospensioni sono un attimo da rivedere se volete fare off-road. Tra i contro c'è anche una sella poco adatta all'utilizzo, diciamo, cittadino e quotidiano, ma a noi non interessa perché tanto facciamo off-road e quindi guidiamo in piedi. A parte gli scherzi, la sella è abbastanza rigida, quindi se avete intenzione di comprare questa moto per farci anche dei trasferimenti, attenzione alla sella perché non è proprio comodissima. Per quanto riguarda i pro, c'è sicuramente la linea, una linea dakariana, una linea che è stata il successo di questa moto, che sta appunto governando quelle che sono le dinamiche delle medie cilindrate. È una moto essenziale, una moto che ha pochi fronzoli, è una moto immediata, facile nell'utilizzo, con un motore dolce e quindi semplice. Il prezzo è anche un pro, 10.190 euro, che è un prezzo decisamente abbordabile. La Touareg 660 è una moto che mi ha entusiasmato, l'avete visto nel video della recensione completa. È una moto che ha un motore e un'erogazione fantastica. L'effetto on-off è praticamente inesistente e ha delle sospensioni pronte per fare già un off-road anche un po' più spinto. Guardandola bene, esteticamente non è proprio la moto dei miei gusti, ma questo è un parere ovviamente soggettivo, e ha delle linee decisamente meno indicate per l'off-road. Un prezzo di 11.990 euro. Quindi, in conclusione, chi deve comprare cosa?
Personalmente consiglio il Tenere 700 per il pilota, per il cliente che ha la necessità di una moto per fare un off-road un po' più spinto o che ha anche delle ambizioni agonistiche, quindi qualche gara con le bicilindriche. Mentre la Touareg 660 mi sento di consigliarlo a chi ha la necessità di acquistare una moto più completa, una moto dual che permette più utilizzi. Bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questa comparativa, spero che vi sia piaciuta, lasciatemi dei commenti qui sotto se avete domande o dubbi e vi aspetto allo Sterrare Umano Trophy del 2022 dal 28 aprile al 1 maggio. Ciao!